Michele, il mio troviente in Svizzera. Oggi parliamo di quali sono le persone che meglio che non vengano in Svizzera. Ora, perché ho voluto fare questo video? Allora, noi come società di consulenza che si occupa appunto di relocation, specialmente per italiani, abbiamo avuto anche non italiani, ma specialmente gli italiani che si vogliono trasferire in Svizzera, ovviamente riceviamo tantissime richieste tutti i giorni, messaggi, condivisioni, persone disperate che vogliono scappare, insomma c'è un po' di tutto. Il problema è che alcune, se non molte, delle persone che vogliono venire in Svizzera di fatto non sono assolutamente adatte per venire in Svizzera, non perché vengono rifiutate, perché c'è razzismo, niente di tutto ciò. Ci sono dei requisiti importanti di cui voglio parlare in questo video e che quindi bisogna tenere assolutamente in considerazione. Allora, iniziamo sicuramente dagli imprenditori, quindi quali sono gli imprenditori che assolutamente non si devono trasferire in Svizzera. Allora, io direi assolutamente tutti quelli che cercano assistenzialismo. Purtroppo in Italia molti di quelli che vengono chiamati imprenditori non sono altro che piccoli artigiani, piccoli professionisti che vivono un'attività che non stanno in piedi, stanno in piedi semplicemente per darsi uno stipendio. Questo, non voglio andare a dare una valutazione o un giudizio rispetto a questo, ognuno fa chiaramente quello che vuole con la propria vita, la propria attività, però di fatto sono attività che stanno in piedi veramente per il rotto della cuffia. E questo tipo di imprenditori, se vogliamo chiamarli così, sono imprenditori che anche quando ci scrivono cercano sempre un aiuto, chi mi aiuta, chi mi sostiene, ci sono sussidi, ci sono finanziamenti, quindi è qualcosa che chiaramente non consigliamo assolutamente di fare qui in Svizzera. Qui in Svizzera il discorso è: bisogna avere capitale per fare impresa. Se si ha capitale, si hanno idee e si ha buona volontà, allora si riesce. Quindi non venite qui sperando che ci sia qualcuno che debba fare le cose al vostro posto, che mette i soldi al vostro posto e che in qualche modo vi debba aiutare. Questo non è il tipo di imprenditori di cui ha bisogno la Svizzera. E quindi vi trovereste veramente sicuramente male, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio di vita di tutti i giorni. Parlando invece di quali sono i dipendenti, quindi persone che cercano un lavoro e che assolutamente non devono venire in Svizzera, beh, il discorso è molto simile a quello degli imprenditori, perché si tratta sicuramente di persone che cercano un lavoro, ma in verità cercano uno stipendio. In Svizzera, soprattutto visto che fortunatamente c'è un mercato lavoro molto flessibile, che significa che se uno lavora male viene chiaramente lasciato a casa, se invece uno lavora bene viene premiato. Chi cerca uno stipendio ha una vita breve, nel senso che qui non esistono stipendifici, quindi in qualsiasi tipo di posto si cerca una risorsa che viene pagata bene. Ovviamente possono esserci dei casi in cui non è così, ma allora ci si può ovviamente cambiare lavoro e quindi trovare qualcosa di diverso, ma solitamente viene pagata bene, viene pagata di più se è più brava e viene chiaramente lasciata a casa se invece non performa come deve performare. Quindi è una risorsa per l'azienda, quindi questo è il consiglio che vi do, quindi essere una risorsa per l'azienda per cui si va a lavorare, e chiaramente ovviamente si ha il riscontro dal punto di vista economico e anche dal punto di vista della carriera, se uno vuole, conseguentemente. Quindi se siete dei dipendenti che cercano solo uno stipendio per vivacchiare, sicuramente la Svizzera non è il posto che fa per voi. Quindi questo deve essere chiarissimo. E poi parliamo di quelli che sono i pensionati, perché ci scrivono veramente tanti pensionati, probabilmente hanno anche più tempo a disposizione di guardare video, informarsi e via dicendo. Però purtroppo, signori cari, i pensionati in Svizzera non sono sicuramente, nella maggior parte dei casi, persone che si possono trasferire. Perché? Perché non avendo un'attività lucrativa, cioè traducendo dall'ufficio, linguaggio dell'ufficio di immigrazione a italiano,
non avendo un'attività lucrativa, devono richiedere un permesso di soggiorno senza attività lucrativa, quindi significa dimostrando di avere delle rendite, in questo caso pensionistiche, ma possono essere finanziarie, possono essere da immobili, via dicendo, sufficienti per sostenersi. E questo chiaramente è nella maggior parte dei casi, per quanto riguarda i pensionati, e non è assolutamente il caso, nel senso che una pensione media qual è in Italia? Media sto parlando, non mediana, è media, forse stiamo parlando di 1200 euro, forse. Chiaramente questa non è una pensione che permette a un singolo individuo di ricevere un permesso in Svizzera, quindi figuriamoci sotto, quindi con le pensioni minime italiane, ma anche sopra, quindi chi riceve una pensione che in Italia è reputata già buona, che può essere un 2000, facciamo anche 2005 lordi, e comunque in Svizzera non è assolutamente sufficiente. Ci sono dei parametri che sicuramente l'ufficio di immigrazione ha, che possono variare nel tempo, però diciamo almeno quei 3.000-3.500, se non di più, perché poi una persona anziana magari ha anche l'assicurazione sanitaria, quindi la cassa malati che costa di più, ci sono delle esigenze, quindi di abitare magari nei centri abitati, non fuori isolati, quindi noi come parametro nostro soggettivo del mio trovamento in Svizzera diamo addirittura 4-5 mila euro lordi come rendita pensionistica per riuscire a avere un permesso con buona certezza di averlo, chiaramente, e quindi poi di vivere nel modo migliore, perché poi ci si trasferisce in un altro paese chiaramente per cercare condizioni di vita migliori e non peggiori, ecco, quindi questo è importante. Quindi queste sono le tipo di persone che assolutamente non ci devono scrivere, ma non perché siamo cattivi o perché siamo razzisti o perché qualsiasi altro motivo che vi possiate inventare, ma semplicemente perché non ci sono effettivamente le condizioni per fare bene dal punto di vista nostro della consulenza e dal punto di vista vostro della vita che andate a fare. Quindi mi raccomando, imprenditori che abbiano voglia di fare, capitale iniziale, giro d'affari, business plan che stia in piedi, dipendenti che abbiano voglia di fare e che ovviamente siano una risorsa che possa funzionare per le aziende che li assumono, e pensionati anche, a volte ci sono capitati pensionati che hanno pensioni magari importanti o comunque magari pensioni anche ridotte, perché poi ci possono accumulare, può essere anche una pensione a 2000 lordi ma poi si hanno affitti per altre tanti 2000, e quindi in questo caso chiaramente è assolutamente possibile andare a richiedere un permesso con successo. Quindi qui da Paradiso, qui vedete il mitico Denner di Paradiso, che è un discount, però si compra abbastanza bene, e ci dirigiamo verso il solito municipio che avete già visto tante volte, ma d'altronde Paradiso è un piccolo comune. Io vi saluto, noi ci vediamo nel prossimo video, e mi raccomando, chiedete la consulenza preliminare se non siete fra queste persone, ma che quindi avete tutte le possibilità per venire in Svizzera. Alla prossima!